Rinascere significa tornare alla vita in una forma nuova e diversa da quella precedente. Questo evento è collegato per molti versi al cambiamento. Implica infatti un'evoluzione dell'essere umano, partendo dalle caratteristiche di ciascuno, dai pregi e dai difetti. Il tema della rinascita è strettamente collegato al tema della consapevolezza di sé. Un cambiamento interiore è possibile solamente dopo che vi è stata una profonda conoscenza di sé, dei propri limiti, delle proprie difficoltà, di ciò che ci rende noi stessi. Si tratta di un processo continuo, nel quale si susseguono richieste di evoluzione e di rinnovo, di tipo mentale ma anche spirituale. Aspetto fondamentale è fare tesoro di quanto provato, riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e ripartire nuovamente, con una marcia in più. Tutto ciò che vive necessita di cadere, di crollare, per potersi trasformare e migliorare. È come una pianta che cresce, sviluppa le sue radici per poi mutare e divenire un maestoso albero. Senza dolore non vi è crescita, senza sofferenza non vi è un reale miglioramento. Il dolore in fondo ci è amico. È una parte fondamentale della vita con la quale dobbiamo imparare a convivere. Il dolore è necessario al nostro sviluppo interiore, non se ne può fare a meno. Quel dolore dato dal fallimento, dalla delusione verso se stessi, dal sentirsi a pezzi, è l'unico strumento che il nostro corpo e il nostro cervello hanno per dirci: cambia qualcosa, perché così non puoi continuare, perché quella che stai vivendo non è vita. Così come muta e rinasce una pianta, così una persona può rinascere a seguito della dipendenza. La dipendenza. Essa ha la capacità di incatenare in un mondo fatto di solitudine, abbandoni, rinunce e immensa tristezza. Quando entri nel circolo della dipendenza, tutto sembra perso e vano. Ciò che rimane è solo un intenso desiderio di un qualcosa che ti fa credere di poter attenuare dolori, sofferenze, preoccupazioni, fatiche. Ma in realtà lascia solo un senso di vuoto, destinato a diventare una voragine. La dipendenza è un mostro che trascina, che affossa, che uccide, che divora giorno dopo giorno. Basta così poco per arrivare a toccare il fondo, e quando questo accade non rimane altro che risalire. Qui al Kufrad si ha l'opportunità di affrontare insieme esperienze ed emozioni, si agisce tramite la riflessione su di sé e sulla propria storia di vita. Attraverso la condivisione impariamo a rielaborare le vecchie esperienze, per tirare fuori un'immagine migliore di noi stessi, un'immagine nuova, da cui poter ripartire. Confrontarsi con l'esterno è fondamentale per guardare noi stessi e gli altri in modo sincero e genuino, senza il peso del giudizio. Durante i numerosi momenti di condivisione di gruppo, si svolgono diverse attività, volte a favorire la conoscenza di sé e il contatto con le proprie emozioni più profonde. Tra queste risultano essere molto utili gli esercizi di respirazione, di rilassamento, che permettono di adottare una diversa prospettiva rispetto alle proprie problematiche e alle proprie ferite. Così impariamo a prenderci maggiormente cura di noi e ad ascoltare con onestà e curiosità le nostre più intime sensazioni. Da qui parte la rinascita di ciascuno di noi, la nostra storia. Il passato non cambia, gli errori non svaniscono, e semplicemente lo accettiamo. Solo così quella piantina distrutta dalle intemperie potrà diventare forte e resistente alla vita.